Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di insegnamento, insegnamento extracurricolare. Si parla tanto di docenti che in qualche modo svolgono ore di servizio inferiori alla media nazionale, di docenti che si fermano al lavoro in aula. In realtà le cose non stanno così. Sappiamo che ci sono già da contratto diverse funzioni aggiuntive che sono essenza delle prestazioni professionali, ma ve ne sono anche molte in qualche modo nascoste, il lavoro cosiddetto scuro. Ne parliamo con il professor Silvano Mignanti, insegnante di informatica in un istituto di Civitavecchia. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, voi avete realizzato con un gruppo di insegnanti una stima di quante ore in media ogni giorno e complessivamente nell'anno i docenti operano in più rispetto a quello che è appunto il lavoro in presenza in aula. Come mai avete realizzato questo lavoro, questo studio accurato? Beh, fondamentalmente il motivo principale era un pochettino smentire il luogo comune che un docente lavora 18 ore a settimana e fa 3 mesi di ferie l'anno, perché effettivamente le cose non stanno proprio così. Lo studio abbiamo fatto insieme a dei colleghi del Movimento Docenti Romani e consentendo anche altri docenti di altre scuole, così da avere una platea abbastanza ampia per poter fare una statistica un minimo sensata. E sulla base dei dati che abbiamo ottenuto risultano che appunto la storia non è questa, non lavoriamo le solite famose 18 ore a 18 settimana. ore, quelle frontali, avete realizzato ben 14 macro categorie. E Sì, come le avete esattamente. suddivise? La suddivisione nasce un pochino dalla necessità di capire in quali lavori è più maggiormente impegnato il docente. E ovviamente ci sono le classiche ore di lezione, che siano frontali, che siano alternative, comunque sono ore di lezione con gli alunni. Ma ci sono tantissimi altri obblighi per il docente già inclusi nel contratto, per esempio la partecipazione agli organi collegiali, il ricevimento dei genitori, che sono i viaggi di istruzione, le maturità, l'esame di integrativi, l'aggiornamento continuo. Qual è l'attività che secondo voi è più nascosta e meno visibile, ma che comunque comporta un numero di ore e molto tempo per gli insegnanti da sottrarre a se stessi e alla vita personale, secondo lei? Beh, più o meno secondo la stima che abbiamo fatto, la parte di insegnamento o comunque la parte in cui il docente sta con gli alunni è più o meno il 60% del tempo. Il restante 40% ci sono delle attività aggiuntive, alcune delle quali non sono svolte assolutamente con gli alunni. E quindi, per esempio, abbiamo indicativamente verificato che un buon 13% del tempo l'insegnante fa documentazione di vario tipo e quindi burocrazia fondamentalmente. Molta burocrazia, ma Esattamente. ecco, ma negli anni voi nel vostro, insomma, durante il vostro studio avete, no, non che lo studio è durato anni, ma i docenti, soprattutto chi è over 50, ha registrato un aumento della burocrazia, immagino. Sì, purtroppo la burocrazia cresce di anno in anno, come quantità e anche come importanza, perché alla fin fine, nell'ipotesi di un eventuale ricorso, quello che si va a controllare sono le carte, come si suol dire, e quindi non si va a vedere se il docente ha insegnato bene o male, se ha spiegato bene o male, si va a vedere se tutte quante le carte che devono essere fatte sono a posto o no, e magari manca una firma, manca una stupidaggine qualsiasi, il docente comunque è manchevole nel suo lavoro per quella stupidaggine che manca, anche la firma stessa, e su quella magari il ricorso viene vinto. Questo non vuol dire che non deve essere fatto bene proprio il lavoro, ma la mole di documenti da creare è talmente tanto variegata, enorme, e magari su questo
c'è anche volendo una formazione proprio adeguata e quindi è facile anche sbagliare. E comunque sia, perdere, cioè investire un 13% del tempo a fare documentazione piuttosto che fare qualcosa con gli alunni sembra un pochettino eccessivo fondamentalmente. Mignanti, ma voi avete realizzato questo studio per dimostrare che cosa? Oltre, cioè, nel senso che, oltre per abbattere il tabù e i luoghi comuni di cui a cui ha fatto cenno prima, anche per arrivare a dire che gli insegnanti guadagnano poco? Beh, come dire, effettivamente il nostro contratto è fermo da diversi anni, salvo dei piccoli aggiornamenti di quantità irrisorie rispetto anche a altre realtà sempre italiane. Quindi, come dire, se si vuole valorizzare effettivamente il ruolo dei docenti a partire dall'asilo fino alle scuole superiori e all'università, che è quello fondamentalmente di formare le menti per il futuro. Diciamo che avere anche un contratto, un cospicuo stipendio correlato alle responsabilità e all'importanza del ruolo può anche far capire alla gente che effettivamente l'insegnante non è un fannullone che sta lì perché non sa fare nient'altro e si accontenta di quel poco che gli viene passato, ma è una figura professionale importante che ha diritto e ha dovere di avere uno stipendio correlato, adeguato. Secondo lei il Covid ha accentuato questa problematica dell'impegno extraorario da parte degli insegnanti? Allora, guardi, io le posso dire anche la mia esperienza personale. L'anno scorso con la didattica a distanza, dove uno pensa che magari il docente fa molto meno, e in realtà è stato necessario fare molto di più. Innanzitutto, molti docenti non hanno solamente l'esperienza o avevano l'esperienza per utilizzare strumenti quali video lezioni, strumenti online, eccetera. Io per fortuna ero un insegnante di informatica e quindi un fagnatina ce l'avevo. Però ovviamente altri, specialmente anche anziani, hanno avuto notevoli difficoltà, eppure si sono messi a studiare, a fare i corsi di aggiornamento che per esempio anche la nostra scuola ha attivato, in modo da poter effettivamente utilizzare queste tecnologie per raggiungere i ragazzi. E questo è già stato un impegno in più aggiuntivo. Inoltre, appunto, preparare strumenti online, preparare lezioni online, dispense online, presentazioni online, cosa che magari prima non veniva fatto perché gli strumenti utilizzati erano di altro tipo, ha richiesto un ulteriore investimento di ore. Ora, fortunatamente questi materiali sono preparati e in parte possono essere utilizzati, ma l'anno scorso hanno comportato un grande numero di ore in eccedenza rispetto al solito. Bene, Mignanti, noi la ringraziamo, ringraziamo chi ci ha seguito e invitiamo tutti a seguirci ancora sui canali informativi e social della Tecnica della Scuola.